Le video notizie di distribuzione moderna. Allora, sul tema del mercato, la prima macro considerazione è sicuramente andare nel profondo ed inquadrare meglio la tipologia di consumatore che si trova all'interno, distinguendo nettamente tra il consumatore che ha per scelta alimentare il consumo del senza glutine e il consumatore che ha l'esigenza alimentare del tema del senza glutine. Quindi questo indirizza anche il trend del mercato secondo le varie tipologie. E in un caso sicuramente avremo ancora un aumento delle persone che saranno necessariamente indirizzate al consumo del senza glutine, anche perché sta notevolmente aumentando quella che è la consapevolezza della celiachia e tutto quello che riguarda le diagnosi a riguardo. L'altro mondo è il mondo del benessere, che evidentemente viene approcciato con più adiacenza a un tema di moda, che evidentemente continua ad aumentare da un punto di vista di numerica, però anche all'interno ci sono delle varie sfaccettature che hanno delle dinamiche totalmente diverse. Il consumatore del senza glutine che ha l'esigenza di dedicarsi a questo mondo oggi pone molta più attenzione anche a quello che è un tema di materia prima e di qualità dei prodotti. Noi, in quanto Dottor Share, ci occupiamo a 360 gradi della filiera, dalla scelta dei sementi alla loro coltivazione, per arrivare alle linee produttive e al consumatore finale. Linea e filiera controllata a 360 gradi anche per un tema di sicurezza. Poniamo moltissima attenzione a quello che è la scelta delle materie prime, soprattutto in ambito di tipologie di cereali coinvolti. Noi oggi siamo arrivati ad avere circa 15 tipologie diverse tra sementi, chicchi e farine alternative, e sempre più stiamo lavorando nell'ottica di andare a migliorare quello che è il tema qualitativo. Ultimo dettaglio sul tema del prodotto, dove noi siamo fortemente concentrati, anche il discorso di Resireal, che è un progetto che stiamo portando avanti con l'Unione Europea, che riguarda la rivalorizzazione dei terreni agricoli e delle colture cerealicole dell'alta montagna. Allora, oggi il tema essenziale per questo tipo di consumatore è sicuramente una proposta dal punto di vista sia assortimentale che di display che sia efficace, e per efficace intendiamo che oggi il nostro tipo di consumatore ha l'esigenza di trovare nel mondo del senza glutine un perimetro ben definito in quello che è la propria categoria, per orientarsi all'interno di quelle che sono le referenze a loro proposte in maniera più semplificata, senza dover necessariamente andare all'interno del supermercato a trovare quello che per lui è più adatto, anche perché non è una tipologia di consumatore che è dedicata ad avere un flusso all'interno del punto vendita che sia dispersivo.